qui erano i pionieri proprio del lavoro della filatura. Sciure, ma mie si perdi di Gerusalemme. I creci gli era bravi, perché che? Gli dizia la popa, perché gli era nigot, quanto gli chiesi il Cristoforo, gli era erba e vasta. Gli dizia la popa, poco a poco, entra insieme alla can, e si è fatto crespi, se o no. Crespi era di Busto Assisio, poi dopo lui era andato a Vaprio, aveva preso in affitto una fabbrica a Vaprio. Un giorno nel passare ha visto questa zona qua, che era tutto un bosco qua, e l'ha acquistato e ha voluto fare una fabbrica per conto suo. Il filato, la filatura era stata creata più che altro in Inghilterra e un po', particolarmente anche un po' in Francia. Tanto vero che uno dei figli, il Silvio, ha lavorato un po' in fabbrica mentre studiava. Poi dopo il papà l'ha mandato in Inghilterra alle manifatture Oldham a Manchester. L'ha mandato là per imparare appunto come si doveva far lavorare. Quando è tornato il figlio, qui iniziamo a costruire le prime case e hanno fatto quei tre palazzoni qua davanti. E il figlio ci ha detto a papà, questo me lo ricordo perché me lo raccontava mio papà, ha detto: papà, se noi continuiamo a costruire dei palazzoni così, cosa succede? Che all'interno c'è sempre qualcosa di ruggine tra una famiglia e l'altra, perché l'operaio deve rendere, non deve subire traumi, non deve fare avere infortuni. Allora cosa facciamo? Costruiamo case come in Inghilterra. Se voi vedete qua sono tutte casettine così, stile inglese, tutte con lo steccato intorno, fatto così. Non eravamo in villa, che le ville erano solo i direttori, ai tempi erano per i direttori, e casa operaia, sono tutte case vecchie ma sono robuste, hanno i muri grossi. Quando sono andata io al lavoro eravamo in 3.500 dentro lo stabilimento, né? Nel 38 ce n'erano 2.300. Ho cominciato a lavorare che avevo 14 anni. Il primo stipendio che ho preso erano 32 lire. Faceva caldo, il mese di luglio con 40 gradi, senza aria condizionata. Andavi dentro in un bagno di sudore, uscivi ed ancora in un bagno di sudore. Mia mamma è entrata molto giovane, mia mamma aveva 9 anni quando è entrata a lavorare.
E allora, non è come oggigiorno ci sono aree condizionate, ci sono tutte altre cose che possono creare la percentuale di umidità regolare. In quel periodo non c'era niente. Allora mia mamma, il compito di mia mamma era prendere un secchio con dentro l'acqua e passare intorno alle macchine e buttare giù l'acqua per terra, appunto per creare l'umidità. Una volta non c'erano i pullman, sono venuti dopo i pullman. Ma all'inizio arrivavano a piedi, partivano magari alle 3:30 dei loro paesi per venire a lavorare qui per le 5:30. Fino alle 2. L'altro turno dalle 1:30 finite alla sera. Mio papà ha cominciato a lavorare dopo la guerra, 15-18. Era sempre stato legato con i Crespi, proprio particolarmente, specialmente con uno dei figli, il dottor Nino Crespi, che noi bonariamente chiamavamo Sciur Nino. Perché lui non voleva, ecco. E aveva fatto tutto il militare con mio papà nella guerra 15-18. Quando poi è tornato si sono ritrovati in fabbrica. E il papà di questo Sciur Nino, che era Silvio Crespi, quando ha portato lì da mio papà il figlio che aveva terminato le scuole, ci ha detto: guarda, questo qua è mio figlio e lo conosco molto bene, abbiamo fatto il militare insieme. Ecco, lui deve imparare a lavorare il tessuto e il filato. Perciò te lo affido a te. Sembrava strano che mio papà doveva comandare il figlio del proprietario, eppure era così. Erano i nostri padroni, ma non conoscevano come la targa al giorno d'oggi. Conoscevano le persone per persona, chiamavano persona per persona. Io mi ricordo che mi diceva mia mamma, che quando mio papà era dentro a lavorare, lei cucinava qualcosa qui a casa e poi dopo entrava dentro la fabbrica e lo portava. Si sedeva là a fianco mentre papà mangiava e terminato tutto usciva e portava a casa e le vetrovaglie da lavare. Tenevo i giorni da buttare lì, che piovia senza ombrella o con l'ombrella, da poi tirare per il vestito e mettersi il calorifero per pasciugare. Non può essere. C'era un buon rapporto, perché non è che erano altezzosi, che non... Anzi, quando passavano, che c'erano gli operai, chiedevano se per caso tu avevi un problema grave in famiglia, andavi, lo dicevi, loro ti aiutavano, sinceramente ti aiutavano se avevi dei problemi. E dire una compagna a te, con che te hai il suicidio, te mi dice... Perché cosa andrà a fare? Si è nata per non essere mio padre. E perché? E mi ha detto, perché te lo sei, da poverete. Buongiorno Ciuscino, buongiorno direttore. E mai, e lei dice, e te che tu sei, che il mondo che mi fa, a dire se mi cresce, perché mi ci ha tanto, che se mi cresce, che ti hai lei, ci ha pensato anche. E mi dice, sì, e chi che l'ha detto fa? Mi fa le qualche lavoro, se 23-24 salvati. Ah, nel battito, e se dica se cresce, grazie. Mi dopo mangia per bere, per mia casa della mia mamma, che mi era così. Dopo mi verde giure, e mi fa ieri se fa, a vecchio salve, a balata, se grazie uscito, e mi dà tutto, Zeta, guarda che congressi, grazie. Allora la tabella ti fa 6 lire. Sei vero, hai capito? Gente umile, poi fai carità, andare a scrivere alla mia mamma come spendi 5 lei per i quaderni, se non 5 lei, la vedova a pagarmi l'affitto. Dopo che era la minestra per rioperare, andare a terra gratis. Era tante beneficenze, coi Crespi, se per me ti smetterai, perché ne fai per tanti opere bene. Diciamo pure che qui a Crespi era un'isola felice, ecco. Ciò che gli altri quando arrivavano qua rimanevano meravigliati di quello che avevamo noi. Noi non abbiamo pagato mai niente di affitto, mai niente. Affitto in queste case, affitto. Luce, acqua. Ci doveva sbiancare, ci metteva un cartellino in portineria, mandavano fuori.
abbiancare. Certe cose fuori non ero conosciuto, l'acqua potabile in casa. Poi c'era anche l'acqua per innaffiare il giardino e l'orto. E come si voleva e quante se ne voleva? Bagno, lavare i piatti, bagnare, che qui ognuno ha il pezzetto di orto o prato o giardino. Ecco, adoperavano tutte l'acqua dell'Adda. E ha costruito questo lavatoio, che era molto bello. C'era una vasca dove lavavano e il fianco una più lunga dove risciacquavano tutti i panni. Vuol dire molto avere la vasca da lavare e la vasca da risciacquare. E la vasca. Piaceva anche perché almeno ci parlava con delle persone insieme, con le donne insieme, si parlava, si diceva, poi si raccontava un po', intanto che si lavava, è giusto. Qui si stava meglio come servizi, ecco, anche come casa, e si stava meglio in confronto agli altri paesi alla mia epoca da giovane qui a Crespi. Chi venivano giù le sposine di una volta si leccavano le dita a venire a Crespi. Per le comodità, né? Per la comodità della famiglia, della persona. La maggior parte della gente, tutta la vita media qua di Crespi, saremo sui 70 anni. Abbiamo una signora che poverina, è giovane, molto giovane qua lì, è sulla Daria. Però Crespi è visto che per i gente una vita, ma se non me qua di Crespi. Avevamo le scuole, che erano ben, oltre che un bel edificio, anche aule ben arieggiate, riscaldate d'inverno, col termosifone. Noi a scuola proprio eravamo trattati molto, ma molto bene dagli insegnanti, forse perché gli insegnanti erano pagati dalla fabbrica, come il parroco era pagato dalla fabbrica. Il cimitero, il custode del cimitero era pagato dalla fabbrica, il medico era pagato dalla fabbrica. Ecco. Allora anche loro non potevano sgarrare. E a scuola, a noi, quel periodo là facevamo già il tempo pieno. Non si dice 5 a 10, però se ti vede operare, però meglio di chi? Se per dire che sei mi prende la scuola, 5 a 10, e stai nel 5 a 10. Quindi della grazia. Qui giù a basso avevamo giù delle canne di bambù e un giorno l'insegnante mi fa: Fabio, tu hai giù le belle canne di bambù, domani portamene una che dobbiamo segnare la geografia. La geografia, appendevano sul muro il cartellone sulla geografia
E arrivo là, io tutto bello, pompante, perché tutti le ragazze si portavano i fiorellini per entrare dentro nel gioco, no? E per essere ben visti. Porto la canna e gli faccio, guardi, c'ho la canna. Oh, bene, bravo. Già che c'hai la canna in mano, fammi piacere, segnami i confini dell'Europa. Io da quel giorno non mi sono più dimenticato che l'Europa confina a est con i monti Urali, perché io ci ho detto che confinava a ovest. Bam, me l'ha picchiata sulla testa. Una volta c'era i giovani più educati, al 100%, a Crespi. Perché? Perché? Quello che sbagliava, quel ragazzo che sbagliava, ne subivano i genitori. Perché? Se magari c'era delle aiuole che si calpestavano, cosa succedeva? Veniva chiamato il papà, allora, o che saltava la casa, l'affitto che erano dentro, se era la seconda volta, o che saltava il posto di lavoro. Non è che si poteva fare tutto quello che si voleva, c'erano cose che bisognava stare attenti, seguirle. Terminata la scuola, si andava su al campo sportivo e li chiamavano là i bagni di sole. Al mattino si faceva un ripasso di qualcosa, delle lezioni, chi rimaneva indietro. Al pomeriggio si giocava. Io sono sempre andata in colonia, si andava su per le 9 al mattino, si stava un'ora magari a giocare così, poi ci mettevano sdraiati sul prato col nostro telo sotto, col cappellino bianco in testa, a prendere il sole, un'oretta, poi si giocava magari un momentino ancora, poi c'era il pranzo, c'era sempre la minestra, che era anche buona, allora era buona, adesso non so se la mangeremmo. Quando c'erano le feste, in piazza mettevano il palco, c'era la banda. La banda musicale di Crespi, che al primo dell'anno facevano il giro del paese per far sentire la musica, per far sentire che era il primo dell'anno. Ma che banda, mancava niente, messa dai Crespi, Guarda, mi le musurini, non gliele paghiure ancora, e gliele non paghiure. Col fascismo era sovrentato lo stile littorio, e lì doveva essere case tutte dritte, e ha rotto via tutto quel cotto lì che le ha rovinate. Ho visto che venivano giù a fare i discorsi qui fuori della portineria dello stabilimento. Lì c'era un tavolino, venivano giù quelli lì dei fascisti, venivano giù a parlare, c'era un'assemblea, c'erano lì di uomini, sempre fuori dallo stabilimento, però non è che mi interessassi del fascismo. Anche se sono stata una giovane fascista, una giovane italiana. Sì. E bisognava avere la tessera una volta, se non c'erano fascisti non si poteva andare al lavoro, ci voleva la tessera del fascismo, almeno in tempo di guerra. Insomma, gli ultimi periodi della fine di guerra qui mio marito le ha prese da un fascista, quello me lo ricordo, è l'unica visita che c'è stata, perlomeno che mi ha detto il marito, dopo non lo so. Il problema è questo, a quei tempi là, se non eri fascista non andavi a lavoro. Tutti eravamo fascisti, tutti. Il giovane quando viene su vede solo fascismo, non sa, non può scegliere tra questo e quello, perché lui conosce solo quello lì.
che dopo sia buono o cattivo è un'altra cosa, lo imparerà più tardi. Nelle feste nazionali si doveva mettere almeno la camicia nera, quella era indispensabile, perché se non avevi non potevi uscire di casa, serio, c'era qualcuno che ti mandava a casa. Allora per evitare guai bisognava fare o stare in casa o mettere la camicia nera. Il male minore è mettere la camicia nera, perché era qualcosa che per qualcuno era importante, per me era una camicia come un'altra. Noi siamo stati necessari a lui, ma lui è stato necessario a noi, cioè ci ha fatto del bene. Il fatto che andasse bene la fabbrica andava bene per loro, ma andava bene anche per gli operai. Nei Crespi parecchi vedevano la salvezza del paese, cioè quando ha cominciato poi ad andare male anche con la Stì, così. E questa la maggior parte della gente lo pensava, perché nei Crespi vedevano proprio l'uomo che lo faceva proprio con passione, senza l'avidità dell'interesse. Si sta perdendo un po', se domani veniamo a mancare noi della nostra generazione, non so cosa potrà succedere qua a Crespi. Villaggio che è bellissimo, va conservato, va tenuto, ecco, per i posteri, non per noi, per gli altri, per i nostri figli.